tu? Alleni la mente o alleni il lamento? Eloisa Passaro, grazie mille per aver accettato questa intervista. Allora, che cosa raccontiamo di te? Intanto che hai iniziato a fare scherma a 9 anni, poi a 17, dopo aver vinto il titolo individuale cadetti e il mondiale under 20 a squadre, e dopo essere diventata la terza del ranking mondiale, sei entrata a far parte del gruppo sportivo Fiamme Oro Scherma. Eri, se non ricordo male, in quinta superiore e hai iniziato ad allenarti a Bologna, dove sei rimasta per 4 anni. E di quel periodo ricordiamo l'argento individuale all'Europeo Under 20 a Yerevan. Ok. Impronunciabile, volevo evitare di fare figuracce già subito all'inizio dell'intervista. E poi ti sei trasferita a Roma, dove ti alleni e ti prepari tuttora. E tra i tuoi successi di quest'ultimo periodo, prima dell'emergenza Covid-19, sei stata finalista agli italiani e medaglia d'oro a squadre, nonché campionessa italiana Under 23. Eloisa, ti ringrazio ancora per essere qui e inizio questa intervista riportando una frase che mi ha colpito molto, che dice più o meno così: che sotto la maschera lo schermidore è allo stesso tempo un eremita e un prigioniero. Mi piacerebbe che ti presentassi attraverso uno specifico gesto atletico della scherma e che ci raccontassi che cosa quel gesto dice di te. Allora, io fin da bambina sono sempre stata una grande paratrice, si dice, perché lavoro moltissimo con il ferro e quindi tendo a difendermi usando proprio la sciabola e non usando il mio fisico, perché ho una buona sensibilità fortunatamente delle mani, e questa mi è stata data anche dal mio primo maestro, che aveva una tecnica eccezionale e me l'ha riuscita a trasmettere a pieno, e tuttora ancora per fortuna la conservo, nonostante il mio percorso schermistico mi abbia portato da altre parti, e mi rappresenta perché comunque io mi piace anche altrettanto attaccare, però mi sento più al sicuro quando riesco a fare una cosa che tra l'altro mi emoziona, perché parare comunque è un'azione difficile, è un'azione che in qualche modo anche mette in difficoltà l'avversario. Non dico che umilia, però la parata risposta è un bello schiaffo, quindi diciamo che quest'arma è fortunatamente anche la più forte. Leggevo una cosa che lo leggo, leggevo questa frase: la scherma è un modo di vivere, perché fa appello a qualcosa di profondo che sta dentro di noi, tira fuori il rimosso che abbiamo dentro e lo purifica nella messa in scena di un combattimento simbolico. Ecco, dicevo prima che tu hai iniziato a tirare che eri molto piccola e poi non hai più smesso, ne hai fatto di quello che era il tuo sport di bambina e anche magari il tuo divertimento, la tua vita e la tua professione. Ecco, che cos'è per te, Eloisa, lo sport e come ti senti quando sali in pedana? Allora, per me lo sport è stata la salvezza, nel senso che fin da bambina ero una persona molto timida e che non riusciva a esprimere probabilmente le sue capacità, e lo sport mi ha aiutato a in qualche modo ritrovare me stessa, perché per esempio quando calavo la maschera io mi sentivo proprio a mio agio, mi sentivo come in un mondo protetto, però allo stesso tempo dove potevo sfogare il mio essere, la mia indole anche un po' aggressiva in senso ovviamente sportivo e positivo, e quindi poi lo sport mi ha formato in quello che sono adesso, quindi sono diventata anche molto più estroversa, una persona molto più indipendente, determinata, sono cresciuta, mi sono formata, ho fatto errori, ho cercato delle soluzioni, e quindi il mio percorso poi sportivo però per fortuna mi ha portato ad essere ora una donna, perché penso che insomma anche le delusioni o qualsiasi cosa possa capitare, i successi o saper affrontare degli infortuni ti portano ad essere una persona comunque diciamo flessibile alle difficoltà,
ma anche pronta a risolverle subito e non ti fa abbattere, non ti fa essere una persona in qualche modo depressa o comunque triste, perché fai quello che ti piace nonostante ci sia anche l'aspetto ovviamente negativo, sofferente, però poi che viene in qualche modo ricompensato dalle emozioni, da quello che vivi e dal fatto che stai facendo quello che ti piace più di tutto al mondo. Ecco, tu dicevi appunto che ci sono vari momenti nello sport. Ci racconti un momento che tu ricordi che se chiudi gli occhi ti viene in mente proprio quel momento lì in cui ti sei sentita nella tua migliore forma fisica e mentale? Allora, avevo 17 anni e stavamo gareggiando in squadra con il team italiano per il campionato del mondo e mi ricordo che comunque io venivo da una stagione pazzesca perché ero la più piccola del gruppo che aveva comunque conquistato diversi finali, podi e infatti ero la numero 3 del ranking mondiale, under 20. E poi comunque non avevo nulla da perdere, quindi avevo una sicurezza quando salivo in pedana probabilmente maggiore anche delle mie avversarie più grandi che dovevano confermare magari i loro titoli, però io poi ero, mi chiamavano il nastro nascente, così dicevano, e avevo tanta voglia di dimostrare anche, comunque anche se ero più piccola potevo ovviamente raggiungere traguardi elevatissimi. E mi ricordo benissimo questa gara perché con le mie compagne eravamo un po' sfiduciate dal fatto che l'europeo ci avevano in qualche modo rubato, secondo noi, la finale. E quindi avevamo tanta voglia di riscattarci. E quindi il commissario tecnico, devo dire che mi ha dato tanta fiducia perché ero la più piccola, però mi ha fatto gareggiare, siccome nella gara a squadre si partecipa in quattro, ma una fa la riserva, quindi una diciamo che tendenzialmente rimane in panchina, a meno che non succede qualcosa e quindi deve intervenire e con un cambio, una sostituzione. Io per fortuna sono entrata da titolare, mi sono giocata tutte le mie carte e siamo arrivate in finale contro la Russia, che era tra l'altro la squadra favorita perché comunque si sa che loro nella scherma sono molto forti, e invece siamo state determinate, siamo state unite, squadra, e le abbiamo asfaltate senza pietà. Che quindi cosa quella ti dicevi? Che cosa ti dicevi, Eloisa, in quel momento lì, in quei momenti prima di salire in pedana? Cosa ti dicevi in testa? Qual era il tuo dialogo interiore? Io mi dicevo, Elisa, questa è un'occasione grandissima, siamo una squadra pazzesca, dobbiamo dimostrare chi siamo, e continuavo a fomentarmi dalle energie positive che venivano anche da fuori, dai risultati che stavamo, perché si sa che non è che si arriva subito in finale, c'è un percorso, una serie di assalti, e vedevo che comunque riuscivamo, magari c'era anche il momento di calo leggero tra una e l'altra, però poi eravamo unite, ci davamo i consigli, ci sentivamo comunque in forma, e io personalmente mi sentivo anche più sicura, e quindi già il fatto che venissi da comunque gare fatte bene dove avevo raggiunto comunque delle medaglie o delle finali, ero ancora più, cioè sentivo proprio un'emozione travolgente che era il doppio di quella che poteva essere in una gara individuale, che è un po' strano perché essendo il mio uno sport individuale riuscire a vivere un'emozione maggiore nonostante stai gareggiando per una gara a squadre. Sì, penso che sono emozioni che vivi nel corpo e nella mente che non ti dimentichi più. Sicuramente vincere e provare emozioni così è decisamente il motivo che spinge gli atleti a fare quello che fate. Però lo dicevi tra le righe, no? Prima che gli errori, a parte che fanno parte dell'esperienza di qualunque atleta, ma portano anche in sé quell'elemento di scoperta, di trovare una soluzione, dicevi prima, diversa, anche nell'affrontare la propria preparazione. Ecco, ci hai raccontato un momento che ti ha emozionato tanto, mi piacerebbe che ci raccontassi un momento sfidante della tua carriera, che hai attraversato, magari un momento in cui ti sei sentita magari sola, ecco, poco sostenuta.
Beh, in realtà non è accaduto tanto dopo questo bellissimo momento, perché io a 17 anni, dopo essere entrata in polizia, ho deciso di prendere una strada diversa e lasciare il mio primo allenatore per cercare in qualche modo di formarmi più come atleta professionista, quindi ricercare un po' più il dettaglio, di curare i più dettagli possibili per crescere anche velocemente, poi comunque essere un atleta che potesse gareggiare in competizioni maggiori, perché comunque mi avvicinavo sempre più alla categoria assoluta e avevo poco tempo, e quindi sentivo proprio il bisogno di andare incontro a questa necessità. E quindi mi trasferì a Bologna per 4 anni e inizialmente ero molto sicura, convinta della scelta che avevo fatto. E solo che poi mi sono ritrovata in un turbinio di negatività che mi ha portato sempre più giù e mi ha fatto credere di non essere più in grado di poter gareggiare, di poter essere un'atleta ad alti livelli. Praticamente mi si è ribaltata completamente la situazione, non ero più neanche contenta di andare ad allenarmi. Io entravo in palestra quasi soffocata perché non era più il mio luogo, il mio habitat. Non vedevo l'ora che finissero gli allenamenti, e quindi anche affrontarli così mi faceva salire in pedana un po' inutilmente, perché quando non sai su cosa stai lavorando, non sai perché lo stai facendo e non hai voglia di farlo, alla fine non fai altro che non costruire nulla, rimanere piatta se non addirittura affossarti, quindi peggiorare magari quella che era la tua scherma, il tuo modo di esprimerti. E infatti non ho affrontato facilmente le gare, ho scioccato anche molte persone che invece credevano in me, credevano che io potessi diventare veramente fortissima. E questa cosa ovviamente mi ha influenzato tantissimo, perché da che prima che cambiasse allenatore praticamente mi volevano allenare tutti ed ero molto, insomma, desiderata, ma in senso sportivo, poi mi sono ritrovata insomma, ad aver avuto un vuoto totale, non sono riuscita a uscire facilmente da questa situazione, e quando poi mi sono ritrovata a fortunatamente capire che la cosa non potesse andare avanti così e cambiare, comunque non è stato neanche facile il primo periodo che sono venuta a Roma ritrovare me stessa. Poi per fortuna ho ritrovato la serenità, nuove persone, allenatori comunque disposti ad allenarmi e molto fiduciosi comunque della mia scherma, che d'altronde non poteva essere scomparsa, andava solo un attimo riaggiustata, e comunque dovevo ritrovare un po' di entusiasmo in quello che facevo, e ad oggi sono comunque la persona più contenta del mondo, perché nonostante la situazione Covid, che purtroppo ci ha messo un po' con le spalle al muro, e ora si spera di ripartire. Beh, Eloisa, ci stai raccontando una cosa importantissima, che è questa. Intanto, la transizione per un atleta da quello che potremmo definirlo chiamiamolo settore giovanile, per far capire un po' alle persone di che periodo della vita si sta parlando di una persona, di un atleta, ad un'attività, professionistica come quella che hai vissuto tu, questo passaggio, no, di 17 anni. In alcuni atleti, non necessariamente in tutti, ma in alcuni atleti è un passaggio non banale e non scontato. E che spesso viene sottovalutato, perché si suppone che quell'atleta che ha ottenuto dei risultati molto importanti, tali da essere scelto in, per esempio, come nel tuo caso, gruppi sportivi militari, necessariamente in automatico li replichi in qualunque contesto, nonostante i passaggi di categoria. E non sempre è così, perché ci sono dei cambiamenti da metabolizzare. Poi il tuo racconto mi dà modo di sottolineare anche un'altra cosa che io ho notato, cioè che quando l'atleta ottiene risultati, tutti, e dico tutti, sono pronti ad aiutare, ad essere disponibili, ad elogiare, articoli sui giornali, cioè tutti, insomma, vabbè, senza polemiche. Poi quando l'atleta si trova in difficoltà, boom, tutti scompaiono. In realtà, se ci pensiamo, o almeno se io penso alla mia vita, beh, questi momenti che sono un po' come le montagne russe, credo
credo che siano capitati nella vita di ogni persona che affronta varie fasi, cioè ci sono dei momenti dove magari le cose sono più in salita e sono più faticose e magari se ne raccolgono poche, e poi ci sono i momenti in cui la discesa è molto spinta e si raccolgono tanti risultati. Questo capita ad ognuno di noi, come capita anche agli atleti. A me piace sempre ricordare che si vince insieme e però anche si perde insieme. E questo bisogna, secondo me, dovrebbe essere un valore da ricordarsi. In quel momento, quando hai fatto questo passaggio, e credo tu abbia anche preso delle decisioni, abbia dovuto fare i conti con il coraggio di decidere, e di decidere magari appunto in un momento, chiamiamolo così, impopolare. Che cosa ti sei detta ad un certo punto per fare i conti con quei fallimenti, magari con quelle sfide, e anche con il fatto che chiaramente quando si è ricercati, osannati, sostenuti, quando le persone attorno all'atleta credono, no, in quell'atleta, beh, insomma, chiaramente l'autostima è più sostenuta. In quel momento difficile, tu ad un certo punto cosa ti sei detta? Allora, quando in qualche modo ero lucida in quel periodo, comunque cercavo sempre di risvegliare me stessa e dire: Luisa, ma tu hai vinto 2 titoli italiani, hai fatto questo, quell'altro. Cercavo di ricordarmi le emozioni positive, e per qualche periodo duravano, poi purtroppo però in qualche modo venivano sempre superate da quelle negative, mi ributtavo giù. Poi finalmente sono riuscita a uscire da questo tunnel infinito e a ricominciare da capo, perché comunque non mi sentivo più un'atleta sicura, non ritrovavo più delle sensazioni certe in quello che facevo, e quindi ho deciso di ricominciare un po' da zero, cioè di avere la consapevolezza di aver avuto un bel futuro e probabilmente anche un brutto, cioè di aver avuto, scusami, un brutto passato, ma anche bello. E quindi, sulla base comunque di quello che ero in quel momento, dovevo ricominciare, dovevo piano piano costruire una nuova me, affidarmi ovviamente ai professionisti che avevo scelto come il mio nuovo allenatore di Roma, però poi insomma ne sono riuscita ad uscire, mi sono fatta forza, coraggio, mi svegliavo la mattina, mi guardavo allo specchio e mi dicevo: oggi vai a fare la cosa che ti piace di più da quando avevi 9 anni. E quindi da lì ho cercato di lottare per me stessa, per anche, lo dico per la mia famiglia che ha sempre creduto tanto in me, che comunque quando mi ha visto così spenta, perché poi era visibile a tutti che non fossi più io, che stessi un po' scomparendo l'idea che avevano tutti di Eloisa, che poi in realtà era la mia stessa essenza, il mio essere positiva, solare, e ho detto: mi devo fare forza, lo devo fare per me, lo devo fare per la mia famiglia che ha sempre investito sul mio futuro, e da lì piano piano ho ritrovato la voglia, l'entusiasmo e anche qualsiasi, insomma, difficoltà che mi si presentava davanti non era più così tragica, perché comunque riuscivo a trovare una soluzione. Ecco, tu hai parlato spesso degli allenatori che hanno accompagnato varie fasi della tua esperienza sportiva. Nella scherma l'allenatore viene chiamato maestro. Qui non entro nel dettaglio del percorso, proprio dei titoli e della formazione di questo specifico professionista. Diciamo che c'è anche tutto un aspetto culturale dietro questa figura. Chi è per te un vero maestro, Eloisa? Allora, io personalmente ricorderò sempre Gastone Gall, che è stato la persona che mi ha messo in guardia per la prima volta e che mi ha cresciuta fino all'età che 17 anni. È stato il mio maestro, nel senso con la M maiuscola, perché mi ha formato, mi ha cresciuto, perché appunto, come dicevi te, la figura nella scherma dell'allenatore è un po' diversa, cioè diventa sempre un po' un legame stretto, a meno che poi uno quando cresce lo cambia, e quindi a quel punto sì, magari si fa il rapporto, si diventa un po' più professionista, cioè diventa più tra due professionisti, ecco.
però lui sicuramente rimarrà sempre nel mio cuore, la persona che mi ha dato tutto. E poi in generale un maestro, però nella scherma non è che per forza deve essere la persona che ti ha cresciuto, ma anche chi poi ti sa prendere e sa fare della tua forza una forza maggiore, quindi non ti fa in qualche modo, non ti stravolge la scherma, ma ti aiuta soltanto a migliorare quelle che sono magari le tue difficoltà, i tuoi errori, e però non, che non ti stravolge, ecco, schermisticamente, perché poi ognuno di noi c'è chi fa una scherma più fisica, chi una più tecnica, chi magari è semplicemente intelligente, riesce a sorprendere l'avversario, ognuno ha il suo modo di esprimersi, e quindi per me un maestro, un bravo maestro deve essere in grado di fare questo, di prenderti e crescerti, continuare a ovviamente migliorarti, ma senza ovviamente importi un modo di fare la scherma che magari non corrisponde a quello che sei te. Sì, c'è una dimensione di rispetto, di ascolto e un po' questa capacità di far emergere le caratteristiche, le dote di un atleta. E Eloisa, se ti chiedo il tuo più grande sogno sportivo. Allora, penso che sia quello di tutti, quindi le Olimpiadi, cioè nel senso una persona che lo fa a livello di lavoro professionistico, penso che miri alle Olimpiadi, però ovviamente cioè, mi aspetto prima di poter entrare in squadra, innanzitutto perché io faccio parte delle 12 della nazionale che partecipano alle Coppe del Mondo, però poi solo 4 vanno a fare appunto le Olimpiadi e comunque gareggiano tutto l'anno in squadra, quindi intanto il mio primo step sarà finito questo quadriennio che purtroppo è ancora in stand-by e ricominciarlo per appunto ambire a quel posto. C'è una tua paura grande? Chiaramente l'insuccesso di magari aver investito tanto, ma non soltanto in quanto tempo e denaro, ma quanto emozioni, perché comunque sono cose che ti segnano, che ti restano dentro, e magari non riuscire in quello che desidero fortemente sarebbe comunque una grandissima delusione, che poi insomma bisognerà in qualche modo superare, però questa sarebbe la mia più grande paura. Cerchiamo di evitarla, che è meglio. Però insomma io mi sono tolto tantissime soddisfazioni, quello che mi auguro è di potermene toglierne altre, ecco. Sì, adesso so che sto per dire una cosa che, non lo so, voglio dire, è proprio una cosa bruttissima per un atleta, nel senso che soprattutto per chi è un atleta professionista il risultato è molto importante. Tu sai di che cosa io mi occupo, non sono un allenatore e quindi non mi posso concentrare sugli aspetti fisici, tecnici e tattici, ma mi concentro sugli aspetti mentali. Ecco, credo che nell'insuccesso, che speriamo non ci sia, però ci sia sempre e comunque la possibilità che noi abbiamo di scegliere come affrontare quell'insuccesso. Quindi c'è comunque un margine di lavoro anche in questo punto che, ripeto, comunque speriamo che non ci sia. E poi Eloisa, ti faccio la domanda di rito, perché io un po' sintetizzo il mio modo di lavorare con la frase allena la mente, non il lamento. Che rapporto c'hai tu con il lamento? Tendo in qualche modo a superarlo lo stesso, perché ho capito con gli anni che se gli si dà ascolto alla fine si finisce sempre per cedere, per mollare, perché è normale, arriva sempre il giorno in cui si è stanchissimi, non si ha voglia di fare, o magari insomma ci si sente che adesso salirò in pedana e sicuramente farò schifo e quindi sarebbe meglio non mi ci presentassi neanche ad allenamento. Però invece è proprio lì che, tirando fuori qualsiasi energia, anche a costo in qualche modo di sbagliare e risbagliare, però dove in realtà
si allena la grinta, si allena quello che poi ti serve in gara, perché in gara non si arriva mai nella condizione perfetta, cioè capita una volta ogni 20 gare probabilmente che arrivi, sei convinta, sicura, tutto perfetto. Io ho fatto tantissime gare con infortuni, febbri, qualsiasi tipo di problema, gastroenteriti anche, quindi sono riuscita a superare lo stesso, molte le ho anche vinte, quindi devo allenarlo quotidianamente, devo allenare la resistenza alle mie lamentele interiori, che ci sono e sono normali ovviamente, perché non a tutti va tutti i giorni di fare sempre la stessa cosa, o comunque di anche la preparazione atletica a volte la si fa che si è in condizioni veramente estreme, dove vieni magari da settimane di allenamenti, convocazione, ritiri, e quindi sei abbastanza stremata, ma devi fare anche quella seduta che ti serve, che ti aiuta a crescere. Quindi cerco sempre appunto di non dar ascolto al mio lamento. Sì, hai detto una cosa importante, che non sempre, anzi quasi mai, si sale in pedana nella migliore forma fisica e mentale, no? E io aggiungo una cosa, questo aspetto va ben compreso, perché se si aspetta il momento di essere nella miglior forma fisica e mentale, si insegue una forma di perfezionismo che in realtà non dà altro che come risultato la procrastinazione, cioè nel senso che come dire, è più valido adottare la linea di pensiero che ci hai raccontato tu, perché statisticamente le possibilità si riducono di tantissimo, non di tanto, di veramente tantissimo, se si aspetta di gareggiare o comunque anche di allenarsi nella migliore forma fisica e mentale. Quindi l'atleta, soprattutto l'atleta professionista, deve essere davvero in grado di fare i conti con questo aspetto qui. Eloisa, scusami. Anche perché poi in gara subentrano nervosismi, ansie, quindi quelle in qualche modo ti mettono ancora più in difficoltà se tu non sei già di tuo abituato ad affrontare una difficoltà nella tua quotidianità, lì si triplica. Ah, certo. L'effetto. Assolutamente. Eloisa, descriviti con un aggettivo e dici perché. Sembrerò scontata, ma penso determinata, perché comunque ho fatto di tutto per inseguire il mio sogno, continuo a farlo, ho sacrificato anche nel mio passato tantissimo, uscite con gli amici piuttosto che, non lo so, una mangiata di pizza in più, e comunque adesso mi sono allontanata dalla mia famiglia, a cui tengo tantissimo, da tutto. Ho affrontato il liceo studiando in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento della mia giornata, anche svegliandomi alle 5 del mattino, andando a letto alle 2 di notte. Quindi diciamo che credo di aver ben chiaro cosa vorrei dalla mia vita e di aver fatto tutto quello che potevo fino ad oggi. Adesso ti porto a fare un viaggio nel tempo e ti porto a salire su una pedana, e quando sali su quella pedana incontri Eloisa esattamente con 10 anni in più. Eloisa ha 34 anni. Ecco, che cosa ti dice? Allora, secondo me mi direbbe: non sprecare mai un istante della tua vita, continua a fare quello che stai facendo, e magari è lì con qualche medaglia al collo importante che mi dice: per raggiungere queste non devi mollare mai, devi continuare, che i sacrifici alla fine verranno ripagati. Grazie mille Eloisa, grazie per questa intervista, e non sprechiamo mai nessun momento della nostra vita. Grazie. Grazie a te.